E salve a tutti ragazzi, qui Antonio Cianci, Raccattafilm per voi, con un'altra video recensione. Anche dalla sezione film preferiti avevo ormai preso le distanze. È ora di rimediare con un film che tanti disprezzano e che adoro soltanto io. La tipologia di film che piace a me, insomma, scartato da tutti, raccolto e coccolato dal sottoscritto. L'ultimo fantastico lavoro di Michael Mann, è da un po' che non lo si vede in circolazione. Vai con la sigla! Nemico pubblico, Public Enemies. Il titolo originale ha il suo perché. Non è riferito solo al celebre rapinatore di banche John Dillinger, considerato da molti il nemico pubblico numero uno, ma anche a chi sta attorno a lui, a chi gli gironzola attorno. Due correnti che vogliono insabbiare la fama di questo personaggio. La Federal Bureau of Investigation, capitanato dal risoluto J. Edgar Hoover, e il crimine organizzato. In piena crisi americana negli anni 30 ci fu di fatti questo terzo incomodo, John Dillinger, e gli svaligiò numerose banche col fine di metterle in ridicolo. Loro che succhiano il portafoglio di agricoltori, fabbri e operai per giostrarsi il ricavato con i politici corrotti. A detta di molti, Dillinger, era l'ultimo anti-eroe, l'ultimo respiro del selvaggio West. Ma selvaggio non lo era affatto perché portava a segno le rapine in uno schiocco di dita, grazie anche alle preziose menti di John Red Hamilton, l'autista, Babyface Nelson, il braccio, e Homer Van Meter, il palo. Di colpo in colpo, però, come stavo dicendo, si intensificarono sempre di più due componenti cardine della società statunitense: la legge, con l'FBI pronta a sguinzagliare i suoi G-Men, uomini pronti a tutto pur di acciuffare o in casi estremi uccidere i responsabili di queste rapine, e possiamo dire che fu la prima solida ed efficiente task force di poliziotti con armi spianate e metodi di interrogazione e persuasione drastici e violenti. E dall'altra parte non dimentichiamoci dei gruppi di malavitosi che iniziarono a nascondersi e non mostrare più la loro faccia, preferendo continuare la loro attività in disparte, di spaccio di alcol che fruttava parecchio anche da dopo il proibizionismo. Figure come John Dillinger erano troppo esposte, sotto i riflettori, era una vera star e allo stesso tempo un crociato che si faceva avanti, pronto a disfare l'intero sistema bancario. Uno spirito libero che preferiva godersi l'attimo e pianificare il prossimo colpo, piuttosto che mettere in ordine la sua spericolata vita. Riuscì anche a conquistare il cuore di una ragazza, Billy Frechette, una guardaroviera che fece di tutto pur di sopravvivere alla crisi. Cambio di piano, però. Ora lei è devota al suo compagno. Inizia ad idolatrare l'uomo valoroso e impavido che si nasconde dietro il mito di Dillinger, e grazie a lui avere anche una vita agiata, ma non troppo. Ecco altri due Bonnie e Clyde, una coppia che corre contro il tempo, non immaginandosi un futuro insieme e schiantandosi sempre contro i muri delle difficoltà piuttosto che a girarli. Sulle loro tracce ecco che spunta Melvin Purvis, agente speciale incaricato di debellare l'ultimo residuo di criminalità e antiquata proveniente dal XIX secolo. Egli fu l'unico uomo che non guardò in faccia nessuno pur di perseguire nel suo obiettivo. Non gli interessavano le tecniche avanzate dei suoi colleghi, non fece più distinzione fra ciò che è giusto compiere e ciò che macchia la coscienza. Per lui tutti furono nemici da guantare e tenere a bada. Il suo personaggio è il nostro occhio all'interno delle vicende, candido, puro, senza veli. Se si può dire, è la mosca bianca in una nazione carbonizzata dai vincenti, uomini pronti a tutto, armati fino ai denti per portare giustizia in quelle strade. Michael Mann mette in scena diverse tonalità di grigio, ci inserisce due attori che hanno come miglior caratteristica quella di investire il loro ruolo, impersonificandosi totalmente in John Dillinger e Melvin Purvis.
che sono due estremità latenti, due concetti più o meno definiti di bene e male. Johnny Depp, continua a ribadirlo, ci ha offerto la sua miglior performance degli ultimi anni, si è letteralmente tolto le vesti dei suoi personaggi lunatici ed esasperatamente comici per mettersi alla prova finalmente nella vita sobria ed elettrizzante di Dillinger. Marion Cotillard nei panni di Billy Frechette ha dimostrato di avere una grandiosa presenza scenica, da cui mi sono detto è la mia attrice preferita. Mann mi ha fatto conoscere questo carattere flebile, sensibile, di un candore immenso. Gli sguardi che ci mostra Cotillard sono ben studiati, il dettaglio per lei è importante per far trasparire le sensazioni che prova il suo personaggio, la compagna di Dillinger immersa nel terrore e nella paura di perdere il suo uomo. Christian Bale ci conferma di essere il miglior attore in circolazione, uno dei migliori, capace di trasformarsi in qualsiasi personaggio lui desideri, camaleontico quanto basta per farci capire che lui non scherza nei panni del freddo calcolatore agente Purvis. Quello che più mi esalta di Public Enemies, è un elemento comunque che ho tenuto seriamente in conto, è proprio il lento disgregarsi della sua coscienza, la coscienza di Purvis, che lo si avverte minuto dopo minuto, grazie a inquadrature ben piazzate e delle espressioni sentite da parte di Bale. Questo mi fa capire che Michael Mann ha pensato proprio a tutto, non ha lasciato niente al caso. Aziona la sua macchina da presa in formato HD, quindi ripresa digitale, accantonando la sua 35 mm. Predilige il taglio documentaristico per farci rimanere affascinati da tutto ciò che si muove nel quadro. Ci catapulta in una realtà vera e propria, è viva, che quasi si può toccare con mano. Aveva lui la piena intenzione di attualizzare gli eventi di allora nella nostra epoca. E la sensazione è proprio questa, infatti. Non sembra passato molto tempo da ciò che invece è ambientato negli anni 30. La sceneggiatura è supervisionata dallo stesso Mann, assieme ad altre quattro mani. Ripropone il saggio di Brian Boroch, Public Enemies, titolo omonimo, con una chiave più intimista, con un incedere sul racconto lento, in modo tale da scalfire il guscio dei personaggi principali e comprendere appieno le personalità di ognuno di essi. La fotografia dell'illustre Dante Spinotti, matrice italiana, quindi, è sgranata, sporca, viscida, melmosa, oserei dire. Indica la durezza dei caratteri messi in gioco, persone che altro non erano che pedine da muovere in uno scenario fatiscente. È la rappresentazione, quindi concreta, di un'ombra gettata nella nazione, dalla quale il cittadino medio non riusciva a distinguere quali erano le icone positive da sostenere e quali no. Diamo merito alla fedele, meticolosa ricostruzione delle location dove si sono svolte realmente gli intrecci della trama raccontatoci, specialmente nel Wisconsin, dove ci fu un vero scontro a fuoco nel 34 fra Dillinger e alcuni membri dell'FBI, e in Indiana, nella prigione di Crown Point esattamente, dalla quale Dillinger fuggì con l'aiuto di una pistola di legno per intimorire le guardie all'interno di essa. Da citare le sequenze ambientate al Biograph Theater, che sono eccezionali, con una gestione dello spazio e delle riprese certosine da gustare con gli occhi. Colleen Atwood è una colonna portante di questo progetto. I costumi ideati da lei lasciano a bocca aperta. Da riconsiderare il lavoro svolto per preservare l'atmosfera che si respirava ai tempi della Grande Depressione americana. Finiamo con le musiche importanti, rilevanti, incisive di Elliot Godenthal, che si allacciano perfettamente alla coraggiosa tecnica di destrutturazione del racconto e del far prevalere, quindi i personaggi prima di tutto, di Michael Mann. Note leggere, senza aumentare di intensità i brani, così come leggiadri vagano i protagonisti nella vasta spazzatura lasciata da uomini di legge e da criminali. Credo di aver detto tutto quello che basta per passare ai voti. È un piccolo gioiello di indiscutibile valore artistico e tecnico, mi commuove sempre. Questo lo considero l'ultimo appassionante e vigoroso film di vecchio stampo gangster, ma con una regia innovativa e dinamica. Da rivalutare ampiamente, gente. Il mio voto è 9.
Qui Antonio Cianci, Raccata Film, ha finito. Datemi il vostro parere circa Nemico Pubblico, Public Enemies se preferite, comunque se avete avuto modo di visionarlo. Un ringraziamento particolare a chi si è iscritto nel canale, a chi mi segue e chi interviene nei commenti. Un saluto a tutti, ciao, alla prossima!